Però è meglio sbagliare le donne, comunque. Ma di dire qualcosa? L'ho conosciuto nel 99, lei stava per andare a scuola, era sulla macchina del papà, una 205 bianca. E un ragazzo mi diceva sempre, ciao Vera, batte, non lo conosco. L'ho corteggiata, ero brutto, non voleva, non mi filava. Chi sei? Perché mi saluti sempre? Non ti conosco. Io so chi sei, dove abiti, che macchina ha tuo padre. Dopo un po' sono riuscito nel mio intento, poi ho intrapreso la mia vita, una carriera militare, ho visto le stellette, per vari motivi ci siamo persi. E diciamo che da quel ciao Vera al ciao Luciano poi sono passati tanti anni. Fino a quando nel 2012 la vidi arrivare nel lontano paesello, distante 1300 km da casa mia, lei, i suoi bagagli, le sue amiche, e io sono qui per te. Abbiamo fatto la scelta da lì e tutte abbiamo svoltato e oggi siamo qui insieme. Siamo stati amici, nemici, amanti, però ancora oggi per me ogni volta che lo guardo mi batte sempre il cuore come la prima volta.